Il cannocchiale è stato montato da un'officina professionale specializzata. Prima di puntare, impostare il cannocchiale al massimo ingrandimento. Ruotare l'anello di compensazione diottrica fino alla messa a fuoco del reticolo. E correggere il parallasse. Usare il cacciavite Torx per allentare le tre viti di serraggio che assicurano il coperchietto sulla torretta superiore. Non svitare completamente i perni filettati in modo da non perderli. Togliere il coperchio. Allentare le successive tre viti di serraggio sulla torretta superiore. Effettuare tiri a puntamento o rosate. Procedere con la dovuta correzione per punto di impatto sulla base del risultato di tiro. Posizionare la brugola grande sul multiattrezzo al centro della torretta superiore. Sulla base del risultato di tiro, occorre effettuare una correzione di 10 clic verso l'alto, ruotando la brugola in senso antiorario. Sulla base del risultato di tiro, occorre ora effettuare una correzione verso destra, ruotando di 12 clic la torretta laterale in senso antiorario. Se una rotazione non è sufficiente per effettuare la correzione, allentare le tre viti di serraggio sulla torretta laterale, ruotare la torretta in senso opposto alla regolazione precedente fino a che non si arresta, e quindi stringere nuovamente le viti in modo uniforme. Continuare poi a correggere nella direzione richiesta e, se necessario, ripetere la procedura. Dopo aver impostato la correzione per punto di impatto, effettuare una rosata da tre colpi per verificare la posizione zero. Ora impostare l'arresto zero per il cannocchiale. Posizionare il multiattrezzo sulla torretta superiore e girare la torretta in senso orario, fino a che non si arresta. Tenere il multiattrezzo in questa posizione con una mano. Con l'altra mano, avvitare leggermente le tre viti di fissaggio in modo uniforme sulla torretta superiore. Continuare ora ad avvitare le viti completamente e in modo uniforme. Usare il lato più lungo del cacciavite Torx per evitare di esercitare una pressione eccessiva. Sollevare l'anello di indicazione della rotazione. Sostituire il coperchietto sulla torretta superiore e impostare la posizione zero sull'aletta. Assicurare il coperchietto removibile stringendo leggermente le tre viti di serraggio e proseguire avvitandole completamente e in modo uniforme. Spingere di nuovo l'anello dell'indicatore di rotazione verso il basso. Allentare le tre viti di serraggio sulla torretta laterale. Il coperchietto non è removibile. Ruotare la torretta facendo combaciare il numero 0 con la linea 0 per impostare il vostro 0 di deriva. Assicurare il coperchietto stringendo leggermente le tre viti di serraggio e proseguire avvitandole completamente e in modo uniforme.